Carissimi amici di Grand Prix TV, buonasera a tutti dal vostro Daniel Montinari e bentornati sugli schermi di Grand Prix TV, ovviamente pronti a vivere quella che sarà l'ultima diretta della settimana, ma non la meno importante, la più rilassante ma la più divertente, la più inaspettata ma allo stesso tempo la più attesa, con ovviamente a farmi compagnia in questa domenica sera Alessandro Fiora alla regia. Ciao Ale, buonasera. Ciao Daniel, buonasera a tutti i nostri spettatori. Dunque Ale, una diretta che ci porta a commentare quelli che sono i ragazzi del team Chrono Factor Live, giunti ormai al loro, mi sembra, quinto o sesto appuntamento con il campionato CVM, con le cronoscalate che stanno per iniziare a breve, con i piloti che stanno iniziando a mettersi in fila nelle loro piazzole per prendere il via all'appuntamento questa sera. Ale, siamo Avola. Un attimo che mi sono perso il nome. Eccolo qua, lo sa meglio di me. Siamo appunto alla cronoscalata di Avola, una strada che misura circa 8 km orientativamente e si va a distendere lungo quelle che sono le campagne di Siracusa. Quindi un tracciato che forse risulterà diverso rispetto agli altri che siamo abituati a vedere. E cominciamo, Daniel, anche in modo diverso, perché l'inquadrato Mirko Paletta è, diciamo, fuori concorso, perché è un pilota reale di cronoscalata, che è stato invitato un ospite d'onore, diciamo, che è presente in questa cronoscalata e che ci dimostrerà probabilmente quanto dal reale si può essere veloci anche nel virtuale. Assolutamente sì, una special guest per quanto riguarda i ragazzi del team Chrono Factor Live, che vanno a presentare appunto un pilota reale che potrà assaggiare con mano, grazie appunto all'esplosione che hanno avuto i simulatori in questi ultimi mesi, partendo da Assetto Corsa, la qualità del simulatore di Kunos, e magari poterci dare qualche tipologia di riscontro in più. Assolutamente. Quindi qualcosa di diverso. Vediamo tutti i piloti già allineati. Io vado a salutare intanto dalla chat Salvatore Scire, i ragazzi del team Chrono Factor Live, Stefano 46 Bianca, Giuseppe Nonna, Giro 955 e Trialman, che ci hanno raggiunti nell'attesa di questa partenza. Ancora qualche secondo di attesa. Ci spostiamo allora nello studio virtuale, visto che ancora i motori non sono saliti, ma potete vedere dietro di noi comunque le immagini dalla diretta con Mirko Paletta. Stavo per andare a prendere il gelato. Cioè, ti rendi conto, mi stavi per prendere in contropiede proprio. Daniel col gelato in mano sarebbe stato proprio spettacolare. È proprio il palato che ne ho già mangiato uno oggi, ma ne desidero un altro. Non ci siamo, non va bene. Dunque, la vettura 129 per quanto riguarda Mirko Paletta è lì pronta. Io sto andando in live su di lui con la macchina che di per sé rimane accesa, e quindi è il primo pilota per quanto riguarda la griglia. Si alza la macchina accesa, si alza il motore ed è partito. E allora noi torniamo nel pieno della diretta con Mirko Paletta e la sua bellissima 500 Abarth, che ha dato il via alle danze. Una 500 Abarth SS che ricordiamo facente parte del gruppo delle 700, delle vetture 700, che vanno un attimino a fare da apripista per quanto riguarda i gruppi facente parte dei grupponi che vanno a comporre la classifica, che porta appunto a stilare poi quella che sarà la griglia finale per quanto riguarda tutti i piloti facenti parte a questa cronoscalata. Pista che subito pronti via, mi sembra essere una pista che sale abbastanza piano, non è ripidissima, ma ha dei muri e dei guardrail molto alti, Ale, quindi una pista dove ovviamente, come tutte le altre, sbagliare non è consentito, ma il senso di strettezza è maggiore. Sì, anche se fino a questo momento siamo ancora in macchina con Mirko Paletta, fra pochissimo andremo su Andrea Cutrone,
ma per dare un'idea di quella che è, di quella che è la tappa, di quello che è il tracciato, tracciato diciamo un po' più largo rispetto al precedente che avevo commentato io, ma sembra anche tra virgolette più semplice, ma comunque con grosse insidie. Sì, siamo nella prima parte ancora, quella dove sono stati appena affrontati due tornanti, ma dopo un lungo allungo, scusate il termine, si presentano appunto questi tre tornanti che i piloti devono affrontare per salire e proseguire. Tre tornanti e arriva quello che è il primo checkpoint, il primo punto che andiamo un attimino a battezzare con il gazebo rosso, e qua mi sembra un tratto già un attimino più rarefatto in termini di altezza, perché Ale, vediamo che la pista tende, il tracciato, la salita, la strada tende ad essere un attimino più lasciva in termini di curva gomito, quindi ce ne sono molte meno, ci sono più curve d'appoggio, più curve diciamo veloci, lunghe, ma diventa più ripida in salita, quindi si sale in altitudine un bel po' di più. Sì, intanto mi ero spostato per un attimo su Cutrone, ma non è ancora partito, quindi indugiamo su Mirko Paletta. Mirko Paletta che sta arrivando verso la fase finale, diciamo, di questa sua, di questo suo primo tentativo di cronoscalata. Ricordiamo a tutti, magari non molto pratici delle cronoscalate, che questa sera i piloti, come sempre, avranno a disposizione tre tentativi per poter fare la media migliore, media che si basa sui migliori due passaggi. Esatto, verranno presi i migliori due passaggi e poi verranno verrà fatta una media matematica dove il più brutto dei tempi verrà scartato. Hai visto, Ale, quanto ha cucito la curva il buon Mirko qui, e soprattutto prima vicino al muretto, complice del fatto che conosce bene la vettura e riesce a stringere bene quelle che sono le curve di questo tracciato, e sembra quasi che lui abbia una buona nemesi con questa salita stessa, e ci piace perché dimostra che nonostante la vettura sia una 700 stia spingendo e non poco. Intanto è partito Cutrone, Ale. Allora, nel salutare Mirko Paletta, lo rivedremo nel suo prossimo tentativo, ci spostiamo su Andrea Cutrone. Eccolo qua, il pilota con la vettura numero targata numero 26, che si trova adesso in un bel allungo che lo sta portando nel tratto centrale della pista, con il tratto centrale che va ad insidiarsi verso quello che è il tratto forse più in salita di tutti. E il pilota adesso fa questo tornante dove prima Paletta aveva avuto una leggerissima esitazione nel mantenere l'anteriore della sua vettura stabile, ma Cutrone invece è riuscita a fare diciamo di meglio. Arriva adesso un pelo lungo forse alla staccata di questo tornante per rimettersi poi ad ingranare, prima, seconda, terza marcia, quarta addirittura, e via a salire. Vetture che oltre i 120, quelle delle le vetture con la cilindrata delle 700, non sembrano arrivare, Ale, perché le vedo già in quinta marcia fare parecchie difficoltà. Ovviamente siamo anche in salita. Eh sì, sono salite comunque ripide, anche se magari non lo sembrano più di tanto, quindi i motori 700 di queste vetture, motori che comunque restano piccoli, di cilindrata, non riescono a fare più di tanto, riescono comunque a portare velocità a certo livello, 120-130 all'ora comunque non sono così male, ma comunque fanno quello che possono. Intanto Mirko Paletta è arrivato col tempo di 5 minuti 3 secondi 915 millesimi. Sarà interessante capire Cutrone come riferimento rispetto a Mirko Paletta, che ripetiamo è un pilota reale che corre le cronoscalate nella realtà. Sarà interessante capire quanto vicino riuscirà ad arrivare Cutrone. Sì, il confronto dobbiamo farlo per capire un po' che cosa ci può regalare. Stavo guardando intanto, Ale, anche Carradini è partito, Sì, esatto, il fatto che sia partito Carradini, quindi andiamo a spostarci con le categorie e
andiamo a portarci su quella che è la Peugeot 106 Rally di Caradini, lui che è il primo del gruppo N1004, se non vado errato, e si trova anche lui già nel tratto centrale, e la vettura numero 9 sta già tra virgolette raggiungendo quella che è la vettura invece di Cutrone là davanti. Cutrone che in questo momento sta entrando in quello che è il tratto tra virgolette ultimo centrale di questa salita, mentre Caradini stesso è già nel tratto centrale che prima avevamo commentato con le telecamere su Cutrone. Solo on board, Ale, non so se lo sei anche tu. Io sono... Per far vedere ai nostri telespettatori quanto sia suggestiva la pista e quanto i piloti lavorino con il volante e in base a quello quanto sia stretto il margine di errore che hanno, e di conseguenza quanto è difficile guidare in questo spazio così angusto. On board con Caradini, vediamo quanto, appunto, dicevi tu, quanto deve lavorare con il volante e quanto comunque non sia per niente facile correre tra queste due carreggiate che sembrano larghe ma in realtà tanto larghe non lo sono. E intanto spostiamoci su Corrado Blasi, che è partito anche lui con la sua vettura, anche lui al primo tentativo. Primo tentativo, ovviamente lui che ha la vettura di rosso-nero vestito, qua facciamo le felicità del nostro regista. Sono cugini, ma restano cugini. Lo so, era per burlarti. Però ci piace perché ci omaggia con questo Grand Prix TV davanti e dietro. Ah, però. Non so se l'hai notato. Sì, sì, adesso l'ho notato. Grandissimo Corrado Blasi. E questo ci piace perché ci fa piacere. Ha il nostro logo che corre. Dopo i ragazzi di GTVR abbiamo anche i ragazzi del team Chrono Factor Live che portano il nostro logo in alto, e qua parliamo proprio letteralmente, lo portano in alto su per le montagne lo fanno arrivare in cima. Andrea Cutrone arriva a 4.54 intanto per quanto riguarda il tempo del pilota che è partito secondo, più veloce di Mirko di ben 10 secondi quasi, 8 per l'esattezza. Staremo a guardare il tempo di Caradini nel momento in cui arriverà il pilota Peugeot, da confrontare poi in modo molto interessante con Blasi qua inquadrato in questo momento che si trova nel tratto centrale. Tratto centrale, allora, questa pista si divide in quattro parti. Parte iniziale con un allungo e tanti appoggi con apex istantanei, cioè appoggio la macchina e poi esco dalla curva. Tratto centrale con tanti tornanti, veramente tanti tornanti, infatti in questo momento Blasi ha ancora un altro tornante per lui. Parte finale che andremo a vedere forse più avanti nella gara. Che è molto 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 veloce. Perché nel frattempo è partito Davide Talluto e quindi io mi sono rispostato su di lui. Volevo dire, sul confronto, diciamo, paletta Cutrone, che giustamente, come ci scrivono i ragazzi del team Chrono Factor Live, lui ha installato la mod, ha installato il gioco, il simulatore, praticamente questa sera, quindi diciamo che per quel motivo non riesce comunque ad essere performante come loro, ma sono sicuro che il tempo di Mirko Paletta, tenete d'occhio questi 5 minuti e 3 secondi, perché secondo me nel secondo e terzo tentativo andranno a scendere di molto. Sicuramente il pilota raccoglierà parecchi dati e avendo ovviamente l'esperienza dalla sua saprà un attimino trovare quello che è il bandolo della matassa e magari andare un attimino a sistemare questo tempo. Siamo con le telecamere su Talluto che sta spingendo veramente forte con la sua Peugeot e sta cercando di trovare quel qualcosina in più per fare in modo che il suo tempo sia un tempo buono, ma sta rischiando veramente tanto, più volte di andare a toccare le pareti ai bordi della pista, e lo vediamo perché dall'onboard, almeno dalla telecamera sul tetto, lo vedo arrivare veramente al limite con le accelerazioni e con le staccate. Eh sì,
sta spingendo tantissimo nel suo primo tentativo, non credo abbia fatto nessun errore, quindi sarà interessante capire che tempo andrà a staccare qua in fondo. Ma intanto credo che Arraniti, sì, a Francesco Arraniti, un susseguirsi di piloti in queste cronoscalate per dare un po' di spazio a tutti. Ci spostiamo su Francesco Arraniti, anche lui è partito, anche lui con questa Peugeot di giallo vestita. Esatto, esattamente, di giallo vestita, la vettura con lo sponsor del tornante.it, targata numero 17, così anche come la vettura di Talluto. Adesso Ale, vado un attimo in difficoltà, li avevo studiati quasi a memoria, mi sembra che il primo gruppo delle Peugeot 106 fosse il B1004, da invece intanto Arraniti tocca il muro, quindi ha vettura danneggiata davanti. Dal gruppo invece di Talluto, mi sembra, in poi siano N1004, che mi corregga la chat se sbaglio, perché non mi ricordo, o forse fanno tutti parte dello stesso gruppo, ma sto facendo caos io, cercando un attimino di fare ordine. Però intanto in questo momento abbiamo Francesco Arraniti che sale prepotentemente veloce con la vettura danneggiata, quindi ci sarà una difficoltà per lui a livello forse di guida, ma vedo almeno dal suo onboard che il volante è a posto e le velocità sono in ordine. E giusto per farti notare, Ale, la differenza tra i gruppi di vettura, le 700 hanno una in quinta marcia una velocità a giri alti di 110 circa e urlano i motori. Per quanto riguarda invece le 1004, mamma mia, un po' lungo qua Arraniti, che tanto rischia quasi di lasciare il muso sul guardrail, però bene o male riesce a metterci una pezza all'ultimo secondo. Per quanto riguarda invece le 1004, ti dicevo, diventa interessante vedere come in quinta marcia invece arrivino a 150 e ancora ne hanno. Sì, intanto mi sono spostato su Michele Petrulo, che sembra essere molto, infatti è molto aggressivo, ha appena colpito il lato destro del tracciato. Un Arraniti che mi sembrava sfrizionasse molto con la sua vettura in quel frangente. Non so se erano i saltelli causati dalla pista, dal tracciato, dall'asfalto, ma mi sembrava proprio che fosse lui che andava a sfrizionare tenendo la marcia un po' più alta. Sicuramente sarà una tecnica di guida che magari il pilota avrà scelto per affrontare questa tappa. Vedremo se pagherà o meno. Intanto con le telecamere su Petrolo stiamo vedendo anche che il pilota verde azzurro sta sfruttando anche lui quella che è la tecnica di andare un attimino a sfrizionare con la vettura per far sì che essa possa avere una forza di curva in curva maggiore. E questo fa capire anche quanti piloti devono lavorare a livello di cambio, Ale, perché qua non è sequenziale il cambio, è il cosiddetto cambio ad H. Esatto, sì, ovviamente cambio ad H con delle vetture che non hanno mai avuto il sequenziale nella loro storia, quindi esatto, tutta skill, tutta old school skill, quindi con i vecchio tipo di guida, in sostanza quello più cattivo, quello più maschio, esattamente, quello più meccanico. Non so se lo è stato anche per te, Ale, ma forse ho visto un piccolo lag per quanto riguarda Petrolo. In questo momento tutto a posto. La tua postazione, live, sì. Ok, perfetto. Allora io andrei un attimino, no, ancora non è partito Passannanti, quindi aspettiamo ancora prima che parta. Sta arrivando Arraniti, andiamo un attimino a leggere i tempi nel mentre. Talluto 4.44, Caradini 4.45, Arraniti 4.52, Cutrone 4.54, stesso tempo di Blasi 4.54, quindi molto serrata la lotta lì davanti per le 700, con Paletta ovviamente a 5.03. È partito Passannanti e noi andiamo con le telecamere su di lui. Una bellissima Alfa 33
che per la prima volta io modo di vedere, sì, lui si è affacciato lo scorso appuntamento con questa Alfa Rombante. Era la prima volta che la portava e lui è l'unico del suo gruppo ad avere questa vettura. Vettura molto molto cattiva, ma guarda, subito va a perderla nel posteriore. La perde sul posteriore e adesso ha un po' di difficoltà sicuramente a rientrare, a rimetterla in carreggiata, anche perché a differenza delle altre macchine, l'Alfa Romeo ha trazione posteriore, Ale. Eh sì. E riesce a ripartire. Allora, dipende, nel senso, la 33, per quanto io ricordi, era stata prodotta in due varianti, sia a trazione anteriore che a trazione posteriore, tanto che quella di serie, diciamo, era a trazione anteriore, tanto che mio padre all'epoca ne possedeva una, quindi lo so. Questa particolare invece Alfa 33 che vediamo in pista questa sera, non so dirti di che trazione, su quale trazione sia appoggiata. Mi sembrerebbe un anteriore anche così a occhio anche questa, però magari dalla chat saranno più svegli di me nel correggermi. Vedi, infatti ti dicono anteriore, quindi è anteriore. Allora, anteriore. Ci avevo visto anteriore, bene. Anteriore. Io l'avevo vista partire così con il posteriore, come se fosse appunto una vettura posteriore. Sai cosa? Allora, ha il posteriore molto leggero, molto ballerino, per quello forse. Ma lo vedi già da come esce dai tornanti, che la vettura sobbalza parecchio sul retrotreno ed è molto leggera sotto questo punto di vista. E questo potrebbe essere un punto a sfavore, come potrebbe essere un punto a favore. A sfavore perché è facile perderla, a favore perché è facile assorbire quelle che sono le disconnessioni dell'asfalto. Esatto, tra l'altro molto bella come riprodotta sia nell'esterno che nell'interno questa Alfa 33, che come le altre vetture che abbiamo visto mai si può definire una vettura storica. Sì, una vettura d'epoca, una di quelle che quando la compri non paghi il bollo. E a proposito di vetture storiche, vetture d'epoca, un'altra vettura che io ancora non avevo visto, la 1 che immagino sia turbo di Salvatore Scire, perché nella storia la 1 è sempre stata turbo. Sì, dal muro per lui intanto si appoggia, ma il muro stesso lo aiuta a riprendere la pista. Anche Salvatore Scire aveva presentato questa versione di vettura proprio nello scorso appuntamento che ho commentato con Luigi. E guarda, ascolta il macello mamma che fa mia questa vettura, perché infatti ha veramente un rumore e un motore veramente sonori. E dal rumore capisco che non è turbo, come giustamente mi dicono della chat, perché questi rumori e questi giri, questi regimi li possono prendere solo gli aspirati. Infatti senti Ale che rombo che ha questo aspirato, che veramente non sta aspirando, ma sta assorbendo tutto l'ossigeno che c'è lì in montagna. Con una livrea anche molto bella. Devo dire, tutte vetture riprodotte in modo proprio, si può dire, quasi impeccabile. Sì, quasi manufatturiero, mi verrebbe da dire, quasi da maestri del crafting. Minuziose le vetture. Intanto, per tornare sulla guida di Salvatore Scire, Salvatore che è piuttosto aggressivo con la macchina, e forse il sound della vettura stessa ti porta un po' ad esserlo, e lo vedo che è tanto vicino ai muri, parecchie volte vicino ai muri, e alle volte addirittura andare a toccarli. Quindi tempo che potrebbe essere un non veritiero per lui quando sarà poi l'arrivo in cima alla tappa, però potrebbe essere un buon incipit per andare magari a lasciare un'impronta su quello che è lo stile di cui ha bisogno la pista, e capire un po' anche quello che sarà il modo in cui dovrà andare ad affrontare la seconda e la terza tappa, quindi il secondo e terzo tentativo, per far sì che il tempo possa un attimino migliorare, perché sicuramente sì, dopo tutti quei contatti che ha avuto all'inizio il tempo può migliorare. Sicuramente può migliorare. Un altro pilota molto aggressivo che abbiamo visto nelle tappe precedenti è Rocco Manariti, con la sua
Peugeot inquadrata in questo momento, anche lui come dicevo molto molto aggressivo. Questa aggressività però in delle tappe precedenti l'ha pagata a caro prezzo, nel senso che ricordo due tentativi andati a vuoto per lui, che spingeva veramente di dannato. Vedremo in questo appuntamento se il passato, gli errori del passato saranno stati per lui una lezione, perché sì, lo vedo molto aggressivo qua, ma per il momento non ho visto alcun errore. No, alcun errore no, ricordiamolo. Poi tra l'altro Rocco Manariti, lui fa parte del gruppo A1004, quindi stavolta ci ho azzeccato, Ale, non... Bravissimo. Come si dice, non ho sbagliato. Perché prima avevo fatto un attimino di caos, poi ho ripreso in mano il file e adesso sono intoccabile. Sì, sì. Detto questo, tornando sulla bella livrea della vettura numero 62 di Rocco Manariti, appunto, stavo guardando anche per lui la guida e lo vedo piuttosto prudente, Ale. Sì, rispetto ai suoi standard. Forse sì. Cosciente degli errori delle gare precedenti. Rispetto ai suoi standard è sicuramente più prudente. Comunque ha fatto dei passaggi, devo dire, da pelo. Ma comunque, sì, non è il Manariti che avevo visto nelle gare precedenti. È un Manariti che è cambiato, un Manariti che... forse ha capito il trucco per non andare a buttare via la gara. Guarda un attimo di unpass con il cuore che leggermente gli va a salire dal petto alla gola e tornare giù e andare a rovinare quello che è l'anteriore della sua vettura con un tocco sulla destra. Prosegue però senza nessun tipo di problema, senza paura, per andare ad imboccare quello che è il tratto finale, dove appunto dicevamo che intanto... i piloti hanno questa velocità maggiore in più. Intanto, Ale, andiamo su Carmelo Giaquinta. No, su Gianni Puntorieri. Carmelo Giaquinta sì, è su Gianni lista, Puntorieri, ma non ha già partecipato, diciamo, esatto. Ha già fatto i suoi tentativi, quindi andiamo su Gianni Puntorieri, esatto. Con questa vettura che, oltre ad essere un pilota aggressivissimo, Gianni ha anche un gran manico, e guarda qua come sta spingendo con questa vettura, che anche questa ha un sound veramente pazzesco. Fiat 127 Sport, gruppo E1, dovrebbe essere un 1100 come cilindrata questo, Ale. E c'è addirittura 1400. Anche questo è bello aspirato e spinge. 1150. Spinge un bel po'. Come, Ale? Dome Drop dalla chat ci dice 1150. Vabbè, 50 centimetri cubici meglio buono per garanzia. Per restare tranquillo. Botte da orbi sui muri per quanto riguarda la vettura con il... con questo rosso porpora che sta salendo le salite qua di Siracusa, e una vettura tanto aggressiva, e la vediamo anche tanto ballerina, piuttosto instabile, tanto nervosa, Ale. Sì, in particolare l'assetto di Gianni per quanto riguarda questa tappa, assetto che però gli permette di non aver sbagliato quasi nulla fino a questo punto della sua prima prestazione. Possiamo vedere finalmente quello che è l'ultima parte della pista, non ancora inquadrata in questo giro di immagini. Tornante, esatto. Qui in fondo, la carreggiata, la larghezza della carreggiata rimane sempre la stessa, ma è un po' più tortuosa. Vedo più tornanti in questa ultima. Sì, un po' più tortuosa, fase. Ma anche un attimino più urbana, mi verrebbe, esatto, da dire, perché si inizia ad intravedere qualche scorcio di insediamento umano a livello di colonizzazione urbanistica, quindi qualche casa, qualche giardino, qualche seconda via, ma si arriva qua in questo tratto dove la strada perde della sua principale faccenza da strada normale e ci si addentra ancora di più in quelle che sono le campagne, con una contrada, mi verrebbe da dire, con appunto i muretti classici che accompagnano, ecco, a quello che è l'arrivo. E tempi 4:33,
per puntorieri almeno mi dà, però giustamente sappiamo l'errore del Bicast, sicuramente non è il suo. Talluto 4,44, Caradini 4,45, Petrolo 4,46, Manariti 4,50, Araniti 4,52, Cutrone 4,54, quasi tempo fotocopia con Blasi, chiude poi Palette Passananti, con Passananti che è stato veramente lento, Ale, 5,24 ha avuto tanti problemi, sì. il pilota su... L'avevamo visto con l'Alfa 33, esatto, pilota che si è girato e anche a causa di quello è andato sicuramente a danneggiare la vettura e poi a perdere un sacco di tempo. Gli restano però ancora due tentativi, quindi potrà sicuramente migliorare questo 5,24. E dunque finisce così la prima dei tre tentativi previsti appunto da questa cronoscalata di stasera, con mi sembra un primo tentativo dove i piloti bene o male conoscono la pista, non hanno sbagliato e sono riusciti a portare a casa un buon risultato. Sì, un buon inizio. Intanto di qualche problema con il server andiamo a rientrare all'interno, probabilmente è stato cambiato per la seconda sessione. Comunque dicevo, una prima tranche di tre interessante. Abbiamo visto come un pilota reale approcciandosi subito al virtuale qualche fatica la fa, ma comunque avrà tempo questi altri due tentativi di andare a migliorare la sua prestazione. Sicuramente sì, piloti come appunto Passananti piuttosto che il buon Mirko avranno il modo di rifarsi per migliorare il proprio tempo. Ale, non so se tu sei riuscito a entrare nel server. Sto ancora aspettando, andiamo a vedere se c'è qualche comunicazione dai ragazzi del Trimcon Live, perché sono ancora giù. Infatti, neanch'io lo vedo, quindi stiamo in campana e sto cercando di capire se riesco a prendere qualcosa da qua, e sembra di no. Sembra tutto in ordine. Provo ad aggiornare quelli che sono gli status del server per vedere se riusciamo a cogliere qualche comunicazione. Mi sposto intanto. Ah sì, nell'attesa vediamo un attimo su Twitch per vedere anche dalla chat se riusciamo a raccogliere qualcosa. E vedo Ale dallo studio, perché io ancora non ti ho visto stasera, che tu sei dimagrito. Ma no, in realtà no, anzi, dovrei andare a correre, perché effettivamente, anche se dicono uomo de panza, uomo de sostanza, comunque la panza piano piano sta iniziando a crescere, quindi sta contenendo troppa sostanza. Esatto. Ci dicono i ragazzi, ci aggiornano dalla chat, i ragazzi del Team Cronofan Live, dicendo che è caduto il server e che a breve sarà di nuovo online, quindi continuiamo ad attendere questa seconda sessione, prima sessione che non ha visto grandi colpi di scena, al di là dell'Alfa 33 che purtroppo ha urtato le barriere, i lati della pista con molta molta velocità, si è andata a girare, ha perso veramente tantissimo. Gli altri, alcuni un po' più conservativi, altri meno, ma comunque nessuno ha sbagliato, devo dire. Esatto. Nessuno ha fatto grossi errori. Esatto, il grosso errore è stato fatto solo e esclusivamente da Passananti. Ci sono stati altri errori con i piloti che sì, hanno toccato il muro, eccetera, eccetera, però non hanno, diciamo, influenzato quelli che potevano essere i risultati di gara. Ovviamente il primo dei tre tentativi è sempre quello dove uno va un attimino a mettere l'impronta, quella che può essere la prestazione di serata, e sicuramente ci sarà uno spingere leggermente più ampio da parte dei piloti quando andremo
ad arrivare al secondo o addirittura al terzo tentativo. È un po' come le qualifiche della Formula 1. Sì, ci sarà da vedere nella seconda e nella terza manche, perché per chi ormai ha fatto un buon tempo nella prima è un crescere di prestazione. Potranno cercare di spingere sempre di più per andare a prendere poi questi due migliori tempi che faranno il tempo finale. Per chi Esatto. invece, come chi ha sbagliato, chi non ha più altre possibilità, tutto in due tentativi, ma due tentativi che devono essere assolutamente perfetti. Intanto Ale, ti comunico che molto probabilmente il server è ricomparso Eh sì, e lo sto vediamo, appunto adesso rientriamo rientrando tutti e due. per andare a vivere quelle che sono le emozioni del secondo tentativo, ovviamente con tutti quelli che sono i nostri presupposti, i nostri pregiudichi, i nostri, le nostre un po' gufate, perché giustamente Oh con no, Alessandro gufate Fiori in no, dai. studio ci sono sempre un po' di gufate. Stiamo a guardare che cosa può succedere e stiamo anche pronti perché ovviamente adesso ripartiremo con quelle che sono le vetture, tra virgolette, un po' più basse a livello di cilindrata, con le vetture 700, e poi andremo via via proseguendo con le vetture sempre più potenti, quindi ripasseremo da quelle che sono le 500 SS, le Peugeot 106, l'Alfa Romeo 33, La 1. la 1, e anche la 127, quindi non mancherà assolutamente nulla all'appello. Vediamo se i piloti stanno iniziando già a schierarsi o no. No, non vedo nessuno, almeno per adesso. C'è Quindi ancora un po' di attendiamo. attesa. Esatto, quindi attendiamo. Per esempio, Davide Talluta è il primo del gruppo con Blasi che segue. Stanno entrando piano piano tutti quanti. Eh Ovviamente a sì. noi ci serve tra tutti il buon Mirko, che dovrà farci, diciamo, compagnia in questa partenza. Quindi, fino a quando non c'è lui, E no, che tra Mirko, no l'altro party. che Mirko, che tra l'altro avrà a disposizione il suo secondo tentativo dopo aver praticamente preso in mano la piattaforma oggi, e quindi sono curioso di vedere quanti secondi riuscirà a tirare giù rispetto al 4 minuti e 4 secondi, 4 minuti e 5 secondi, se ricordo bene, del primo tentativo. Sarà interessante vedere la fase di miglioramento del pilota, quanto realmente può migliorare e anche quanta ne ha in saccoccia, perché è un dato che può essere sottoposto e messo a confronto anche con gli altri piloti, Ale. Perché se anche gli altri piloti hanno possibilità di migliorare, questo vuol dire che ancora i tempi si possono abbassare, però per come mi sono abituato in questo campionato, solitamente non ballano tanti secondi tra un tentativo fatto bene e un altro. Solitamente ci si migliora sì, ma non oltre quei 3-4 secondi. Poi magari mi smentiscono, perché ovviamente i piloti sono capaci di questo. Però negli scorsi appuntamenti mi ricordo che chi partiva bene solitamente rimaneva lì. Sì, era così. Vedremo se lo sarà altrettanto. Intanto vado a controllare. Chiedo anche a te, Daniel, se la lista dei piloti partenti ti risulta sempre la stessa. Mi sembra che siano cambiati alcuni, ma comunque so che Mirko Paletta era il primo, quindi ci spostiamo su Mirko Paletta, che si sta portando verso quella che è la linea di partenza. Quindi direi che possiamo tornare in live per seguire la seconda prestazione, il secondo tentativo di Mirko Paletta. Sì, Mirko Paletta, che lo sto andando a prendere anch'io con le telecamere, che si sta adagiando sulla linea di partenza, appunto. E il pilota adesso si ferma. Credo che ovviamente spegnerà il motore. Esatto, ha spento il suo motore, aspettando via via tutti gli altri. E quindi bisognerà vedere
adesso anche gli altri se riusciranno a mettersi in coda insieme a lui, ma credo di sì, che non ci saranno grossi problemi. È un po' come andare un attimino a rimettersi in coda per la prima manche, quindi penso che seguiranno lo stesso procedimento. Sì, io purtroppo ho perso la lista dei piloti partenti, vedo un Paletta tredicesimo che non è assolutamente tredicesimo a partire, quindi chiederò un po' di aiuto magari anche a te Daniel nel cercare di capire chi è il pilota in successione a uno dopo l'altro, chi viene dopo Paletta eccetera eccetera. Ah sì sì, sotto questo punto di vista sì, dovremmo essere un attimino più attenti, anche perché pure a me la lista è un po' sconquassata. Esatto. Però intanto Ale, ritorniamo attenti, Paletta. Esatto, ritorniamo focalizzati, perché è partito Paletta e quindi possiamo un attimino andare a vedere anche quella che potrà essere la sua prestazione di nuovo per questo secondo tentativo e per questa ennesimo passaggio sempre dagli stessi punti dove è passato prima, ma magari con un appiglio migliore. E Ale, noi subito facciamo una cosa un po' usuale ormai nel canale di Grand Prix TV, mettiamo una piccola onboard e per un paio di curve così ce lo godiamo in silenzio religioso, per capire anche quanto è concentrato il pilota in questo momento primo della lista dei partenti. Molto curiosa, molto particolare la guida di Paletta, che tende ad essere molto dolce nell'accompagnare la sua Fiat 500 a Bartels S, e questo forse è il motivo per il quale il pilota con il numero 129 sulla carrozzeria fa un pelo di fatica in più rispetto agli altri nell'andare a far segnare il crono. Sì, sì, fa un po' più fatica, però continuo ad essere molto curioso di vedere il tempo che farà Mirko Paletta in questo secondo tentativo, perché mi è sembrato già un po' più a suo agio con i limiti del tracciato della pista, ma anche con la vettura in sé. Ovviamente non avendo l'esperienza sul simulatore degli altri piloti, io stesso cercherei di essere un po' più tranquillo, perché qua, come si è visto con l'Alfa 33 in precedenza, basta colpire leggermente duro e ti giri in un attimo e ti butti via tutto il tuo tentativo. Esattamente, poi considerando anche che le vetture più lunghe fanno poi più fatica a rimettersi dritte, diventa più difficile. Tanto è partito Torrisi, secondo pilota partente, con quest'altra vettura targata Fiat, sempre più o meno quelle le prestazioni tra la 500 e la vettura di Giovanni Torrisi, che è la 126, che è la 126 qua, esattamente. Quante ce n'erano giù al mio paese, Ale, tu non puoi capire quante infinità. Un'infinità, c'era addirittura un meccanico che ne aveva una all'entrata della sua officina messa lì, di un verde pastello, e la stava ristrutturando, salvo poi ovviamente chiudere, perché quel povero meccanico è dovuto andare in pensione anche lui. E l'officina è rimasta lì con la vettura lì davanti in abbandono, perché giustamente per orgoglio della proprietà non ha voluto venderla, e quindi perché se era sua ha chiuso sì. Battenti, l'ha lasciata lì, quindi è un po' tutto abbandonato, ma vabbè, ma me la ricordo, non me la toglie nessuno dalla però vista, che stock, cioè senza alcuna modifica, comunque esatto. Dava via la 500, quindi aveva già qualcosina in più.
Ma all'epoca c'erano molti più modelli, molti più muro intanto muro. Per Torrisi, forte anche, proprio nel momento angolo di impatto particolare. Sì, proprio nel momento in cui andava a staccare su Andrea Cutrone, abbiamo visto Torrisi prendere il muro, quindi di nuovo si è incastrato Ale, si è incastrato adesso, marcia indietro, prima dentro e ritorna subito ad essere operativo in pista. Non un buon tentativo per lui questa volta, no. Vedi, parlavamo di gufate, hai detto bravo ed eccolo subito che è accaduto. Purtroppo. Torniamo con una 500 al numero 26, bellissima la livrea questa di Cutrone che sta spingendo non poco, sta spingendo parecchio. Vediamo dall'on board come va a cercare di dipingere, pennellare questi tornanti e queste curve. Bellissimo anche l'interno come riprodotto di questa 500 Abarth. Sì, è molto ben fatto, è molto carino e anche molto minimale nella sua essenzialità. Con Cutrone che con questo adesivo parasole che recita appunto il nome del team Chrono Factor Live, addirittura va a fare un tornante in seconda dove gli altri vanno in prima. Cutrone forse ha trovato il modo di spingere la vettura e quindi può andare forse a trovare quel piccolo nesso che lo aiuterebbe per spuntare lì davanti all'arrivo. Intanto paletta di nuovo 5.03.634, tempo quasi fotocopio per lui. Beh, un secondino l'ha tirato giù, dire che qualcosa già ha iniziato ad ingranare. Lui, che ricordiamo, è un pilota reale di cronoscalate. Sì, non ha mai provato un simulatore di questo tipo, credo, precedenza. Quindi comunque 5 secondi 03 per uno che non aveva mai preso in mano un PC e un volante da simulazione, appunto, devo dire che è un buon primo inizio. Un ottimo primo inizio, anche perché si trova comunque sia su un cronometrico non tanto lontano dai suoi avversari e di tutto rispetto, quindi riesce a mantenere un buon passo, ovviamente più lento perché non c'è l'allenamento, non c'è il feeling con la vettura a livello simulativo, però comunque sia per approcciare non è un cattivo inizio, ecco. E intanto cattivo Cutrone sempre sui tornanti in seconda. Intanto torniamo a passare di categoria perché è partito Andrea Caradini. Tanto dalla chat ci dicono i ragazzi, come dicevo anch'io in precedenza del team Chrono Factor Live, che stare a 8-9 secondi dai veterani è comunque un ottimo passo. Se pensiamo che chi lo fa praticamente ha iniziato oggi nel virtuale, è più che un ottimo passo, è veramente un grandissimo tempo. Esattamente, riesce a tenere un buon passo, appunto per questo che dicevo che è un buon inizio. Passiamo adesso così a quelle che sono le vetture di casa francese e andiamo a vivere quello che è tutto un altro stile di guida con i piloti del gruppo N1004 che vanno adesso a salire per il loro secondo tentativo con la figura di Andrea Caradini, che in questo momento si trova nel pieno, anzi all'inizio del tratto centrale, mentre Cutrone si trova nella parte finale del tratto centrale, sta finendo, e vanno via via un attimino a sfilare tutti i tempi con Torrisi che adesso arriva in 5.22, giustamente l'errore per lui in precedenza, e per tornare invece sulla guida di Caradini che sembra essere anche lui abbastanza in ordine sul tracciato, pista che forse a livello di asfalto gode di un ottimo grip. Ale, sembra essere un buon asfalto. A occhio sembra essere un asfalto che, come hai detto tu, ha un buon grip, una buona tenuta. Però ricordiamo che non è facile. Sembra facile da vedere, però i ragazzi, per prepararsi ad una cronoscalata di questo tipo, praticamente si devono allenare quasi per tutta la settimana, devono praticamente imparare a memoria tutto il tracciato, che è veramente molto vario a livello di curve, e quindi un plauso a questi piloti che ci mettono veramente tantissimo impegno. Sì, anche perché andare ad imparare
a memoria un tracciato come la tappa di una cronoscalata sappiamo essere molto complicato, un po' come impararsi a memoria tutti i 22 km del Nürburgring. È bravissimo, esattamente, solo che lo fanno ogni settimana, perché ogni settimana cambia il tracciato e quindi giusto, devono essere molto smart, molto reattivi nell'apprendimento, perché ogni curva che impari ad approcciare nel giusto modo ti può garantire anche 2-3 decimi a curva, che poi alla fine della cronoscalata diventano molti molti secondi. Intanto mi sono spostato su Corrado Blasi, anche lui ripartito, anche lui con questo, cioè anche lui l'unico col nostro logo in sovraimpressione, che ci fa un gran bel piacere, ma sta spingendo, devo dire, molto bene. Sì, piloti in questa seconda fase di gara che hanno un ottimo feeling col tracciato, li vedo sicuri nella loro guida e mi fanno sentire sicuro nel momento in cui vado ad appoggiare una telecamera vicina alla loro vettura, quindi complimenti davvero, perché stanno salendo di livello e stanno portando veramente in alto quella che è la competitività di questo tipo di settore del mondo del sim racing, anche perché ricordiamolo che i ragazzi del team Chrono Factor Live, parlando un po' con i vertici qualche sera fa, mi dicevano che le piste non se le trovano, ma alcune, no, forse una, due, se le devono in giro fare, per credo. Internet se le fanno, sì, da soli. Tanta roba, quindi, ragazzi. Esatto, tanta roba, anche perché basta guardare come vengono bene e già si capisce che il lavoro dietro non è un lavoro per niente lasciatogli al caso, ma molto minuzioso. No, ma al di là della difficoltà nel riprodurre con i giusti angoli delle curve, il problema anche in un simulatore come Assetto Corsa è che la pista lunga è molto pesante, quindi c'è anche un lavoro di ottimizzazione che i ragazzi del team Chrono Factor Live devono fare, per fare in modo che tutto il tracciato non diventi troppo pesante e quindi vada a dar fastidio a dei computer che potrebbero non essere l'ultimo grido, ma che magari molti ragazzi che vogliono correre, provare queste cronoscalate, devono utilizzare. Ale, di freno a mano Blasi nel tornante che ha appena affrontato è andato a aggredire la curva, a differenza del pilota prima di lui che era andato con molta 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 più dolcezza. Lui è arrivato di freno a mano, ha lanciato letteralmente la vettura nel punto di corda, andando un attimino a registrare l'anteriore col volante, poi rilanciando la seconda e la terza marcia per uscire più veloce. Invece ero su talluto che ha fatto un piccolo errore, ha colpito a sinistra il bordo pista, ma un errore che non sembra avergli fatto perdere molto tempo. Vedremo alla fine della sua scalata quale crono andrà a segnare il pilota numero 20. E intanto, per andare anche a parlare appunto di tempi che i piloti hanno fatto segnare lungo, qui mamma mia la ferma attaccandosi a San Bremo, ancora una botta per lui, botta, sinistra, sì. rischia di andare a compromettere il suo tempo. Tornando appunto ai tempi, 4.46 Caradini, 4.51 arriva adesso Blasi, che fa scendere Cutrone a 4.53 in terza posizione, poi abbiamo 5.03, 5.22 Paletta e Torrisi. Quindi piloti che ancora non sono scesi, diciamo, in tanti in pista per far segnare il loro crono, ma comunque sia piloti che stanno facendo del loro meglio in pista. Sì, siamo arrivati più o meno a metà, poco dopo la metà del secondo tentativo. Siamo adesso andati su Francesco Araniti, anche lui pilota Peugeot, e sta spingendo come sempre al massimo della possibilità. E devo dire che è un tracciato che non sembra essere così tanto tecnico, ma proprio i tracciati meno tecnici ti obbligano ad avere più pelo quando vai a cercare di guadagnare i decimi e i centesimi, cioè devi rischiare di più. Esatto, perché le vediamo che le curve sono un attimino più veloci, sono leggermente più in appoggio,
e sono anche un pelo più incavate verso quello che è il punto di corda che hanno a disposizione. Intanto botta leggera per Araniti sul guardrail di destra, andando ad approcciare una di queste curve veloci che abbiamo appunto detto, e questo diventa difficile perché è tutta una questione di fiducia che si ha nella vettura, di status gomma e ovviamente anche di manico. E se vedi dall'onboard, Araniti ha questa particolarità che sembra mettersi a sfrizionare nel cambio marcia, perché vediamo il display, il contagiri sulla destra andare come se avesse dei colpetti appunto di frizione ogni tanto. Sì, sì, a differenza di altri invece che li abbiamo visti con il freno a mano. Esatto, esatto. Quindi questi sono un po' i vari stili che i piloti mettono in pista, mettono a disposizione per far sì che il loro stile di guida vada a preponderare sugli altri, e poi ovviamente tutto questo si tramuta in quello che è il tempo, il cronometrico finale, per andare poi a vedere chi è il più veloce del gruppo. E dalla chat ci dicono che anche nel reale lo fa. E a questo punto mi chiedo quante frizioni brucia tanto a destra sul muro in una sessione, perché comunque andare a sfrizionare in quel modo, secondo me, tanto bene alla frizione di queste vetture nel reale non fa. Mi sono spostato su Petrolo che è il quintultimo pilota a partire in questa seconda sessione. Petrolo che nel primo tentativo aveva avuto un buon tentativo, non aveva fatto grossi errori, a differenza di Araniti che anche in questo tentativo qualche tocco a muro l'ha avuto. Petrolo che sembra districarsi abbastanza bene su quelle che sono le curve in salita di questa tappa. Vediamo qua affrontare questa curva leggermente in modo diverso rispetto ai suoi avversari che avevano un approccio molto più largo, andando poi a stringere verso l'apex in uscita come se lanciassero la vettura a fionda. Vediamo adesso la scelta dell'approccio di questo tornante quasi a gomito, più che tornante, riesce ad essere abbastanza a posto. Vettura di Petrolo che sembra essere molto molto morbida e molto molto a suo agio sugli avvallamenti di questa tappa. Sì, sì, sembra essere a posto Michele, lo vedo proprio convinto dei suoi mezzi, ma lo era anche nel primo tentativo, adesso sicuramente un po' più spinto, un po' più al limite con la vettura. Ma non ho visto grandissimi errori da parte sua, nemmeno dal punto di vista delle linee, sempre molto preciso anche negli inserimenti. Ma è pazzesco, Ale, il freno motore che hanno queste vetture quando vanno a scalare in prima marcia. Sembra che siano destinate a muro, quindi destinate ad andare lunghe, e invece tengono benissimo poi la frenata. Non so se hai avuto un attimo di lag anche te, Ale. Sì, sì, un brevissimo, un momento, un istante. Esatto, esatto, mi ha spaventato, però volevo appunto farti notare questa particolarità con le vetture che sembrano arrivare lunghissime, ma poi in realtà quando sono in prima si inchiodano lì, manco fossero i camion. Muro per lui, questa è una curva difficile un po' per tutti. E Dometrop dalla chat ci scrive Petrolo, che più che Petrolo penso sia Petrolo, confermami Dome, perché ha messo l'accento sulla prima O. Ah sì, ce lo dicono sempre, sì. Ce lo dicono sempre, noi con noi di Gran Premio TV con i cognomi facciamo un po' di difficoltà. Ricordo un SRO dove perdemmo 2 minuti e mezzo buoni a tentare di dire il cognome di un pilota e Ale interrompeva Ivan, no, si dice così, no, sì, si sì. Dice così. E nel mentre in pista succedeva di tutto. È la mia volta quindi di sbagliare i nomi. È la mia volta. Intanto, niente copyright su Twitch. La bellissima Alfa 33 è tornata in pista con Ivan Passananti che non può sbagliare nulla, unico pilota nel primo tentativo a fare un errore veramente penalizzante, adesso ha gli ultimi 2 tentativi per fare i suoi migliori tempi e per il momento sembra essere ok. Allora Ale, visto che questo è il tuo preferito, io ti lascio spazio e te lo lascio godere un po' come vuoi tu,
per 30 secondi proviamo a darti la prima voce e vediamo cosa succede. Magari si affaccia un Carlo Vanzini e ti assume così al fly. Sì, Carlo Vanzini, che ricordiamo ha avuto il suo bel lavorare assieme al nostro Ivan Nesta nella 24 ore di Le Mans, che è andata in onda proprio su Sky Sport Formula 1. Sì, ieri, sul canale 207 di Sky. Esattamente. Che è stata trasmessa dall'Esport Palace di Bergamo. Ma se ti introduci così e non mi lasci parlare, che prima voce faccio? Perdona, vai, voglio vedere cosa fai. Ivan Passananti con la sua Alfa 33 continua a spingere fortissimo nel tentativo di andare a, non a migliorare, perché il suo primo tentativo purtroppo, ricordiamo, è andato a vuoto, ma di imprimere già una buona partenza, una partenza ritardata per lui, nel portare a casa un tentativo buono. Ricordiamo che sono due i tentativi che fanno il tempo finale e Ivan Passananti ha proprio due a disposizione ancora, quindi deve assolutamente dare giù tutto qua. Passananti si porta nell'ultima fase, nell'ultimo tratto di questo tracciato, come ha definito Daniel, una fase, una parte finale molto ricca di case, di abitazioni, quindi molto più civile rispetto al nulla che vediamo nella parte iniziale. È un Passananti che sta arrivando alla fine ormai di questo suo secondo tentativo. Si entrerà nelle campagne per concludere. Ale, ti facevo più bandiera bianca nel momento in cui ti avevo sfidato, però complimenti, mi è piaciuto veramente tanto. Bravo, ecco, possiamo provare anche lui nei prossimi appuntamenti. Ci spostiamo però, intanto Passananti una leggera indecisione sull'anteriore fa sì che la sua vettura traballi leggermente tra una chicane e l'altra che portano negli ultimi metri. Ci spostiamo su Scire. Eh sì. Siamo sulla vettura di Scire e io vado a sistemarmi le telecamere. Eccola, la 1 preferita di Alessandro Fior. E per tornare appunto su quello che è stato l'evento madre del weekend, la 24 ore di Le Mans virtuale svoltasi sul simulatore di R-Factor 2 e trasmessa dai ragazzi di Sky Sport con il gruppo solito dei grandi big di Sky, quindi Carlo Vanzini, Matteo Bobbi, Federica Masolin, ci sono stati anche ospiti come sì. Miyakawa, Guido Meda, Davide Valsecchi, quindi ospiti importanti, ospite, e ovviamente facente parte dell'equipe, niente proprio di meno che il nostro Ivan Nesta, che sta avendo questi exploit ogni tanto che lo portano in alto, e sia mai che faccia il mio nome ogni tanto, però vabbè, non ne parliamo. Che ha preso parte anche lui a questa gara di durata che per una botta forte botta. Intanto per Scire, che ci lascia il muso sulle gomme e in questo momento rischia di perdere veramente tanto, lui che nel primo tentativo aveva fatto qualcosa di buono, altri problemi per lui, ormai questo la è il tentativo da buttare. Sì, assolutamente. Tanto dietro con Manariti anche è partito, e visto che ormai Scire alla sua vettura andata, ci spostiamo sulla Peugeot di Rocco Manariti, che nel suo secondo tentativo cercherà di andare a migliorare, a limare quel suo primo, che è stato visto sia da me che da Daniel abbastanza tranquillo, ma anche adesso non lo vedo cattivo come al suo solito. Forse è una pista nella quale si sente sicuro di andare a sbattere, perché no, perché nella quale si sente sicuro di andare un attimino ad aggredire in modo diverso, sì, diverso le curve. Esatto. Salutiamo Gianluca Mangione che ci ha raggiunto. Ciao Gianluca, buonasera anche a te. Oh, Gianluca Mangione, grande amico di infanzia. Ecco. Perché no, sto scherzando, no, Gianluca Mangione è un amico dei miei primi tempi su Assetto Corsa, ecco, che probabilmente non sa che facciamo anche dirette di cronoscalate alla domenica sera, una domenica sì, una no, ci troviamo con i ragazzi del team Chronofactor Live e facciamo delle dirette diverse dal solito, non è la solita diretta con i circuiti classici, ma delle cronoscalate create per l'appunto dai ragazzi del team Chronofactor Live,
e quindi tanto di cappello sia per quanto riguarda le mod delle vetture sia per quanto riguarda le mod dei tracciati. Intanto una piccola indecisione prima per quanto riguarda Manariti, che ha avuto un attimo di titubanza nell'andare a mantenere la vettura in pista in uscita da una curva, ha lasciato qualche adesivo attaccato sulle pareti del tracciato Siracusano. Però tutto sommato non penalizzante il suo contatto con i limiti del tracciato, tant'è che riesce a spingere normalmente come se appunto stesse andando a compiere normalmente quella che è la sua prestazione. Adesso entra nel tratto campagnolo, nel tratto finale totale, per andare ad accompagnare con queste chicane dal lungo appoggio il finale della sua prestazione. Intanto, e noi ci spostiamo, esatto, su Punto Rieri. Non ce ne voglia Manariti, ma mi sono spostato nei 13.000 giri del motore di questa vettura di Gianni Puntorieri, vettura che sembrerebbe, adesso vediamo al passaggio più vicino, sembrerebbe avere l'anteriore leggermente danneggiato. Non riesco a capire se è fatta così o se non riesco a capire. No, sembra che sia fatta proprio fatta così, okay. Ma comunque sia sulla destra è danneggiata. Sì, una 120... sul lato destro è danneggiato. Saluto anche Vanin26 che ci scrive buonasera a tutti. Una vettura leggermente danneggiata, sintomo che probabilmente Gianni nel secondo tentativo è andato a spingere tantissimo, è andato a spingere fortissimo, è una botta, colpo da qualche parte l'ha preso. Ma anche a sinistra dietro è danneggiata, Ale, non lo so, e anche davanti sì, ci sono danni. Ci sono danni per lui, sì. Quindi il cofano motore è così perché c'è stata la botta. Infatti lo si vede che è un po' tremante nel suo essere. Com'è aggressivo. Fa quasi girare la testa, la velocità con cui si susseguono questi tornanti. Gianni Puntorieri alla guida. Che siamo telecamere su di lui anche per capire quanto ne ha in prestazione. Arriva adesso il pilota con l'adesivo Ayrton Senna sul posteriore, e qua mi fa scendere la lacrimuccia sì. Perché io sono fan sfegatato di Ayrton Senna, e andiamo anche un po' a leggere quelli che sono i tempi, ma anzi no, i piloti tornano subito. Ultimo tentativo, ragazzi. Esatto, tornano subito in linea per quello che sarà l'ultimo tentativo, non ci lasciano neanche il tempo di andare un attimino a valutare quella che è stata la seconda manche. Allora Ale, io chiedo a te quella che per te è stata la seconda manche. Sì, che non ho capito la domanda, ma comunque chi è stato il migliore? Un'opinione su riguardo alla seconda manche. Una seconda manche dove si sapeva i piloti hanno iniziato a spingere un po' di più, molti più errori rispetto alla prima. Però non ho inquadrato bene quanto veloci sono stati, nel senso, questo ultimo tentativo sicuramente Mirko Paletta proverà ad andare al suo massimo. Mirko Paletta che comunque ha guadagnato un secondo nei confronti del primo tentativo e, ripeto per l'ultima volta, è un pilota reale che per la prima volta si è portato su assetto corsa. Lui corre le cronoscalate nella realtà ed è la special guest di questa sera. Mirko Paletta che adesso appunto, come vedete qua sopra da noi, sopra di noi, sta per partire in questo suo ultimo terzo tentativo, e allora andiamo sia in live che in diretta dalla sua vettura che in questo momento, sentite che silenzio, ha spento il motore. È religiosa, sì, un religioso silenzio, e fra poco lo riaccenderà per andare a eseguire la partenza che voglio in questo caso vedere on board proprio della sua 500. Sto cercando anche una telecamera che possa un attimino aiutarmi per vedere un po' se riesco a vivere al meglio anch'io quella che è la partenza di questa Fiat 500 Abarth SS 700 con tutte le vetture dietro che si stanno mettendo in fila, pronti via, stanno per partire. Si riaccende il motore di Paletta, si rispegne, ecco. Si riaccende, tira sui giri, stacca la frizione, riparte, e adesso Paletta
a paletta. Vediamo adesso. Adesso riuscirà ad agguantare un tempo più veloce dei 5 minuti. Adesso deve andare veramente a paletta come il suo cognome, deve cercare di portare tutta la più alta velocità possibile nella sua Fiat 500 per andare a staccare un tempo che gli permetta di migliorarsi. Io non lo so se lo fai apposta quando dici questa cosa. Però vabbè, apprezzo il tentativo perché almeno non sono l'unico a pensare queste battute divertenti. Eccolo, eccolo, guarda l'errore. Già aggressivo. Eh sì, ha aumentato l'aggressività di Mirko Paletta, ma è aumentato anche il rischio di fare di incappare in qualche errore. Un errore già l'ha commesso, è andato a sbattere violentemente sulla destra, non sembra aver avuto danni dal punto di vista del volante, ma magari danni dal punto di vista psicologico, perché quando vai a sbattere un po' di paura ti sale. Sì, tiri leggermente i remi in barca e non vuoi andare a peggiorare la tua situazione, però onora il merito perché ci ha provato e di conseguenza sa di aver tratto il massimo da quel tratto, e quindi più di così non poteva fare, anche perché l'ha salvata, non si è incastrato, almeno questo. Però sappiamo che sicuramente ci sarà un tempo un po' diverso e secondo me un po' a migliorare, perché lo vediamo già che fare i tornanti in seconda marcia sì. È già qualcosa rispetto a che farli in prima. Ma il pilota comunque rimane molto morbido nelle sue linee. Sì, sì, ma soprattutto uno può dire: ah, la 500 va più piano rispetto alle vetture che scendono in pista successione dopo di lei, è più facile. In realtà, forse da questo punto di vista, forse è anche più difficile, perché ti basta sbagliare una curva, andare sotto coppia questi motori che tanta coppia non hanno e anche tanti cavalli non hanno, per perdere veramente tantissimi secondi nelle curve successive. Quindi sì, da quel punto di vista devi essere quasi più bravo con questa cilindrata che non con le altre. Sì, perché i regimi sono bassi, ricordiamo che i 700 Ale sono dei bicilindrici. Esatto. Quindi faticano un po' di più. Ovviamente qua sono delle versioni ovviamente anche maggiorate, sovralimentate nelle loro qualità, quindi spingono molto di più. Torrisi intanto è partito, quindi passiamo da Paletta a Torrisi, sempre la stessa categoria, vettura diversa, ma i giri motori della vettura di Torrisi sono un po' più cattivi, un po' più aggressivi. Però vedo Torrisi che perde un po' il posteriore nell'uscita dalle curve. Lui che nel primo tentativo aveva fatto bene, nel secondo molto male, peggio addirittura di Paletta. E qua arriva molto molto lungo e si incastra nelle balle di fieno, e sicuramente questo tentativo anche sarà da considerare se migliore o peggiore del secondo. Vediamo, adesso occhi puntati su di lui, perché da questa salita dipende la sua gara e ha tanti problemi sull'anteriore. Ma ormai Torrisi, dopo quel brutto colpo, uno, ha perso tanto tempo e due, ha la vettura danneggiata, quindi sicuramente questo non sarà il suo tentativo migliore. Vista la situazione, io direi di spostarmi su Carradini che sta per partire. In questo momento Cutrone è appena partito. Cutrone è appena partito, esatto. Cutrone è partito in questo momento, lui che forse tra tutti i facenti parte del gruppo 700 è quello che sta guidando meglio di tutti. E intanto meno 90 dalla chat ci fa una giusta formativa, ci dà il podio provvisorio che vedeva Gianni Punturieri con 8 minuti 24 secondi 219 millesimi al primo posto, e a seguire tutti gli altri. Non so se gliela stia tirando perché poi ha scritto non riesco più a fare, eccolo qua, ha scritto il ritorno alla vittoria di Gianni. Non so se gliel'ha tirata o se è veramente, se gliel'ha detto in modo amichevole. Ale, gli altri possono, se gli altri parlano non gufano come fai tu, quindi è diverso. Ma io gufo solo contro di te, contro di Ivan, insomma,
mica contro tutti. Ah, ecco, adesso si spiegano tutti quei doppiati che mi tiravano le staccate ad Interlagos martedì scorso. Quindi sto scherzando, non ho bisogno di buffare, specialmente i nostri e i miei ragazzi di Grand Prix TV. Però tu, i miei ragazzi, ormai papà è quasi, sai, la differenza di età c'è, quindi, anche se non sembra. Ecco, vedremo cosa avrà da dire Ivan al riguardo, ma ne discutiamo dopo, perché lui è un po' più matto. Per tornare invece a quelle che sono le faccenze della gara, e convenevoli del tracciato, per così dire, abbiamo adesso appunto Cutrone con la vettura numero 26 che sembra essere totalmente in una fase di controllo totale della sua macchina, e sembra essere quello che tra tutti ha studiato di più, ha fatto di più i compiti a casa, Ale. Tra i piloti della 700 sì, lo vediamo essere molto più a suo agio rispetto agli altri e rischiare molto di più senza comunque commettere degli errori gravi, almeno fino a questo momento. Arriva Paletta, fa segnare un 5.01.070, quindi che si migliora. Esatto, è altri sceso, 3 secondi nonostante l'errore. Anzi, 2 secondi. Sì, un paio di secondi e mezzo circa rispetto al suo cronometrico. Dovrebbe essere partito Caradini. Sì, è partito Caradini. E noi ci spostiamo con le telecamere su di lui, perché cambiamo gruppo e andiamo sulle N1004 con Caradini, che ha questa vettura arancione azzurra che è molto molto carina. E io non so perché, ma a vedere le Peugeot penso che tra tutte le vetture che ci sono in pista siano quelle più adatte. Sì, un po' per motore, un po' per stazza di macchina, un po' per tutto. Hanno una buona coppia le Peugeot, lo vediamo da come riprendono dai bassi giri, dalla bassa velocità dopo i tornanti. Ad esempio questa situazione, vedete, prima marcia, ma prende subito i 7000 giri, prende subito la coppia e riesce ad avere un buon spunto in salita. Vedo meno il giochetto dello sfrizionamento in questo momento, sfrizionamento che tra l'altro io pensavo non avesse tutto questo vantaggio, specialmente se la vettura ha già tanti giri sotto il motore. Pensavo che lo sfrizionamento aiutasse quando esci a bassi regimi, non quando sei già in alto, ma effettivamente ed evidentemente qualcosina te lo fa guadagnare. Sicuramente sì, anche perché se non fosse testato dai piloti non avrebbe senso, diciamo, di essere valutato. Questo è il tratto, Ale, che sta affrontando adesso Caradini, che forse è il più stretto, mi verrebbe da dire, in termini di carreggiata in uscita da quella curva lì, e anche il più tortuoso a livello di tornante, che ha questo richiamo a sinistra dopo che appunto la curva effettua i suoi 180 gradi. Altro tornante qui sulla sinistra, un po' meno stretto, un po' meno difficile, piccola spizzata sulla destra, piccolo colpetto della vettura sul muro, ma nulla di grave. Caradini che continua in questa sua salita. Devo dire che comunque sono vetture che, nonostante bassi cavalli, non sono dei prototipi, diciamo, ma comunque riescono a dare tanto spettacolo. Sì, assolutamente sì, anche perché i tempi che fanno segnare sono sicuramente molto buoni. Arriva Torrisi con l'errore che aveva fatto, 5.09, quindi i tempi buoni che andremo a prendere saranno quelli della prima e della terza salita per lui. Mentre per quanto riguarda Paletta, il secondo e il terzo, arriva Cutrone 4.53, un peletto più veloce rispetto al suo secondo tentativo che era 4.55, no, ha fatto 4.55, 4.53, 4.53, quindi è rimasto abbastanza in linea. Gli ultimi due verranno presi sicuramente dalla DG. Vedo un Caradini che è molto molto in ordine sul posteriore, riesce a stringere parecchio le curve, Ale. Lo vedi, perché io intanto mi sono spostato su Corrado Blasi, che ricordiamo è lo skinner ufficiale dei ragazzi del Team Chrono Factor Live.
e che comunque, come abbiamo visto, è bello, bello carico, appena sfiorato il muretto ad altissima velocità sta effettuando il suo ultimo tentativo, quindi adesso è o la va o la spacca, giù tutto per tutti, e chi fa il miglior tempo riesce magari a guadagnare qualcosina nel risultato finale. Vedremo adesso che arriva sul traguardo che cosa ci regalerà in termini di cronometrico la vettura con la bandiera a scacchi. Eccolo. Un bel freno a mano per aiutare l'uscita della vettura, e sicuramente questo è uno di quei tentativi che i piloti fanno nel momento in cui ormai loro lo hanno fatto e possono permettersi magari di trovare un attimino qualcosina in più o provare un attimino qualcosina in più, e sicuramente questo freno a mano così lanciato a ingresso curva potrebbe essere uno di quei tentativi, di quei test di guida di cui parlavamo prima. Esatto, sì, un tentativo che potrebbe essere molto valido, quello di Corrado Blasi. Lo vediamo salire in quarta marcia in questo momento. Corrado Blasi che in alcuni momenti mi sembrava forse essere una marcia di troppo, ma forse è una mia sensazione. L'avevo visto con una vettura un po' giù di giri qualche tornante fa. Altro freno a mano pregevole in questo tornante, freni a mani che di solito nelle gare di velocità montagna, di cronoscalata, non viene utilizzato così spesso. Ma è una cosa che ho visto fare anche prima ad Araniti, se non sbaglio. Sì, quindi un po' a tutti questa tappa. Esatto. Intanto sono con le telecamere su Talluto sì, che sta avendo qualche difficoltà, lo vediamo un attimino più instabile in pista, e il pilota numero 20 non viene da una seconda tappa pulita. Sì, quindi deve fare bene qua, perché non ha più altri tentativi a disposizione. Vediamo essere un po' meno aggressivo rispetto ai piloti inquadrati in precedenza, proprio sintomo del fatto e sa che questo è il suo ultimo tentativo. Ha fatto qualche errore di troppo in quello in precedenza, quindi è questo che farà la media ed è questo quello che per lui ha importanza. Sì, esatto, per lui ha importanza e deve trovare quel qualcosa che è mancato, però può far bene il pilota numero 20, che a differenza di altri, Ale, se andiamo un pelo on board con lui, tende a mantenere un pochettino più bassi quelli che sono i giri della vettura. Adesso lo vedi in quinta marcia molto basso, sì, con i giri, anche qua molto, una seconda, esatto, che poteva forse essere una prima, ma comunque i ragazzi credo che si siano studiati molto bene il tracciato, quindi se inseriscono lì una marcia più in alto è sintomo e significa che è quella la marcia giusta da utilizzare. Sì, assolutamente sì, no, nulla da togliere alla guida dei piloti. Ci spostiamo, Ale, su Francesco Araniti? Certo. E andiamo su di lui, la vettura giallo canarino del il tornante.it, che sta adesso conseguendo quello che è il suo terzo e ultimo tentativo. Si trova adesso nel tratto centrale, e la prestazione di Francesco mi sembra che sia stata abbastanza in linea per tutte e due le salite. La terza può permettersi di rischiare qualcosa, come tutti quelli che non hanno commesso errori nei primi due tentativi. Qui errori grossi non ricordo di averli visti commettere, quindi ha la possibilità in questo suo ultimo terzo tentativo di andare fuori per fuori, spingere tutto quello che può, anche se fa un errore grave alla fine non gli cambia di tanto, ma se non dovesse commetterlo potrebbe staccare un tempo degno di nota che lo potrebbe far salire in classifica. Sì, assolutamente sì. Intanto Caradini 4.45.658, arriva lui, si piazza in prima posizione davanti a Talluto che ha fatto 4.46, 4 decimi di distacco tra i due.
Cutrone 453, ovviamente facente parte di un'altra categoria, deve arrivare il tempo di Tallu. No, Talluta è già arrivato, no, stavo scherzando. E deve arrivare adesso a Raniti e Passannanti, con Passannanti che è già partito. Volevo ancora rimanere, indugiare un pelo sulla guida ancora di Francesco Raniti, per capire quanta ne ha nell'ultimo settore, perché nell'ultimo settore non l'avevamo ancora inquadrato. E volevo un attimino capire nei confronti degli altri quanto ne ha. Io intanto mi ero spostato su Petrolo, che ha avuto per un momento di lag, sembrava un errore, ma è stato un lag spike, si dice in termini inglesi, cioè un colpo di lag che anche adesso forse qualcosina, no, è stato un po' più largo, ha ripreso la sua connessione a funzionare egregiamente, quindi continua la sua salita. È tranquillo Raniti, possiamo rimanere su Petrolo. Petrolo, giusto, scusate, l'avevano già detto nella chat, non è Petrolo ma è Petrolo. Ogni volta che Ale sbaglia i cognomi sono 10 euro per Daniel. Stonks, silenzio stampa. Esatto. Arriva al tornante forse più difficile di questa salita il buon Michele Petrolo, che adesso va un attimino ad indugiare su quelle che sono le curve successive di questo tracciato, la curva del muro in appoggio con il balconcino che si affaccia su questa montagna siciliana, e ora andare a raccordare su un tornante a sinistra che poi con un destra leggermente lungo, quasi a 90 gradi, porta ad affiancare l'ambulanza pronta ad aiutare i piloti in caso di incidenti particolarmente gravi. Si allunga a destra ancora ad appoggiare la quarta marcia, poi la quinta, tratto veloce, si entra poi in quello che è forse il tratto più tortuoso di tutta la tappa, con la quinta marcia ad arrivare adesso intorno ai 160 km orari, stacca, la perde però, sobbalza un po' troppo la macchina e la perde però, così in sovrasterzo, un piccolo contatto al muro per arrivare adesso al tornante, e la tiene, ancora un piccolo contatto con la montagna questa volta, che giustamente è prorompente all'interno della carreggiata e di conseguenza i piloti non riescono a stringere abbastanza. E Ale, così diventa anche difficile, perché sì, non sai più dove andare a mettere il muso. Ma infatti io mi sono spostato sul Passannanti, perché ormai Petrolo è arrivato con quell'errore a non poter più migliorare il suo tentativo. Passannanti invece con l'Alfa 33, che mi sembra tra tutte le vetture che sono scese in pista quella più tra virgolette goffa, cioè quella più lunga, mi dà la sensazione che faccia molta più fatica a muoversi tra questi tornanti rispetto alle altre. Sì, è la stessa sensazione che avevamo avuto nell'appuntamento precedente, di una vettura appunto che a districarsi lungo tutti questi destra, sinistra, corti, medi, lunghi che siano, è quella che forse ha più difficoltà. Però a quanto pare è una vettura che veniva impiegata in questo segmento di competizioni, e quindi un suo motivo sicuramente ce l'avrà. Assolutamente. Alfa Romeo comunque, che era regina degli eventi motoristici e quindi anche delle cronoscalate, questa Alfa 33 che comunque ricordiamo tutti per le prestazioni. Era una vettura di serie che aveva un motore molto piccolo, si partiva da un 1003, ma che comunque dava una cavalleria che certi se le sognavano. Sì, assolutamente. Sappiamo che Alfa Romeo è sempre stata solita sviluppare dei cavalli abbastanza importanti dai suoi motori, che non rispettano i classici canoni di cilindrata. Quello che per tutti gli altri marchi è un classico 2000, per Alfa Romeo diventa un 2002. E intanto eccolo, l'onboard della Fiat 1, che Gianluca ci chiedeva dalla chat, ci chiedeva di appunto fare un onboard su questa vettura. Sentite quanto urla il motore aspirato, ricordiamo non è una 1 turbo, non è una aspirata, quanto urla. Io non ho modo di vedere i giri che raggiunge, però io credo che siano nell'ordine dei 10-11 mila giri.
Te lo dico io, Ale, perché ho un trucco per poterlo scoprire. Però mi devi dare un attimo. Subito. Vediamo se riesco. Petrolo 4,49 con quel botto. No, purtroppo tempo. No. Ora sei inutile, Daniel. Fatelo dire. Grazie, grazie. Chiudi tu allora la live, facciamo no, così. Sto scherzando. Tanto la 1 di Salvatore Scirè continua a spingere, ad andare su di un gran passo. Non sappiamo quanti giri possa raggiungere, ma ascoltandola io credo che sono tanta tanta roba. Sicuramente siamo molto vicini al limite per quanto riguarda il numero dei giri motore, e siamo intorno appunto a quelli che sono i 9.000-10.000 giri, perché spesso e volentieri Scirea arriva a quello che è il limitatore imposto dai costruttori di Fiat, e questo fa tanto capire di quanto stia spingendo il pilota con la vettura numero 24. Andiamo un po' più indietro su Rocco Manariti, perché torniamo così su Peugeot, pilota che Rocco Manariti ha avuto una prestazione, oserei dire, nella media, e che in questo momento può permettersi anche di commettere una piccolissima sbavatura. Sì, l'abbiamo detto per tutti e due i primi tentativi, almeno l'ho detto io, mi è sembrato attento Rocco a non fare errori, un po' meno aggressivo, lui che negli appuntamenti che ho commentato lo ricordavo veramente tanto tanto aggressivo, anche troppo, nel senso che molto spesso andava a buttare via i suoi tentativi proprio per un errore di troppa velocità. Ricordiamolo, per chi fosse andato a muro e riesce a prenderla con un altro rimbalzo a muro, un po' come palla da biliardo su tappeto verde, però rimane in pista, perderà qualche secondo e sicuramente qualche danno sulla vettura ci sarà. Ricordiamo ai nostri telespettatori, per quanto riguarda anche il regolamento imposto dalla direzione gara del team Chrono Factor Live, che ovviamente ci sono 3 tentativi a disposizione, con i piloti che vanno ad essere valutati sulla velocità di una media dei 2 tentativi più veloci, quindi il terzo viene scartato, ma chi ha in pieno soltanto un tentativo su 3 viene direttamente squalificato, non viene direttamente calcolato all'interno di un'eventuale classifica finale. È partito Gianni Puntorieri, quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il vincitore di tappa per quanto riguarda questa sera, colui che però ha ancora un tentativo per andare addirittura a migliorare il tempo attuale. Vediamolo perché può farlo. È muro per lui, forte questa volta. La vettura si va a danneggiare come si era danneggiata nel tentativo precedente, però questa volta ha ancora il cofano abbassato. È particolare vedere, Ale, quanta aria tira dentro questa vettura. Ha addirittura 4 tubi messi lì davanti che vanno ad insufflare aria all'interno del motore da sopra. Eh sì. Quindi è molto molto bello. Mi ricorda un po' la Dodge la Dodge Charger, la Hellcat, che al posto dei fari ha un foro per aspirare aria, perché il motore ha bisogno di tantissima aria, essendo dotata di una sovralimentazione a compressore volumetrico. Ricordiamo che quella vettura consuma... La Dodge consuma... È una cosa tipo... 20 litri al secondo, qualcosa un litro, del genere. Un litro ogni... O mi sembra 11 litri ogni... 50 km, 20 km, non mi ricordo. Ha un consumo pazzesco, un vuoto potentissimo. Solo accesa, se poi schiacci sì, peggio. 11 km con un litro, una roba del genere. Adesso l'avevo vista poco tempo fa, la volevo comprare, poi ho detto no. Ho detto mi tengo meglio la mia, e quindi rimaniamo umili. E rimaniamo anche concentrati sulle prestazioni di Gianni Puntorieri, che in questo momento è forse il pilota che insieme alla 1 di Scirè è la vettura che urla di più e ti dà più fatica
da ascoltare, perché è la vettura più urlante, più sportiva, più aggressiva del gruppone. Intanto che appunto Puntorieri va a chiudere la sua prestazione, Ale, andiamo un attimino a fare anche una quadra di quelli che sono i tempi, con Salvatore Scire che fa segnare un 4.31.6, si mette primo, con Caradini 4.45, Talluto 4.46, Passannanti 4.48, ottima la prestazione del pilota Alfa, che riesce a mettere una pezza a quella che è la sua cronoscalata di serata, con Manariti 4.48.7, 2 decimi dalla quarta posizione di Ivan, 4.49.2 per Petrolo, Araniti 4.50 e 4.53 Cutrone, per chiudere poi con Blasi 4.58, e sopra i 4 minuti abbiamo Paletta e Torrisi 5.01 e 5.09. Manca solo all'appello Puntorieri, che purtroppo, ovviamente per bug diciamo del gioco tra virgolette, non ci verrà dato il tempo, perché sappiamo che si andrà a piazzare in prima posizione, però non ci verrà dato il suo tempo. Sì, teoricamente, almeno perché la botta che ha preso in precedenza potrebbe andare a rovinare un po' il suo tempo, ma devo dire che ha un'aggressività tra le curve che gli altri piloti non avevano. Sicuramente anche il suo terzo tentativo sarà assolutamente eccepibile e sarà uno dei migliori del lotto. Ultime curve per lui, ultima fase, ultimi tornanti. Guarda anche qui che controllo al limite, però qui non è riuscito a tenere. Muro per lui, è difficile perché diventa un tratto molto più scivoloso rispetto ai tratti precedenti, e sicuramente la vettura richiede un appoggio leggermente maggiore. Arriva adesso sul traguardo, taglia e vediamo se ci dà un tempo. Non viene segnato il tempo, è sempre un po' lo svantaggio dell'ultimo, sì. che arriva dove, eccolo qua, 4.12.9.10. Puntorieri, okay. 4.12.9.10, e si piazza. Non si è ancora aggiornato, ma comunque 4.12, ragazzi, vuol dire che ha dato 4.31 673. No, quello è il tempo di Scire, 4.31.673. 4.12.9.10 mi dà Gianni Puntorieri con l'app real time di Assetto Corsa, che aiuta tantissimo sotto questo punto di vista. È personal best, è fucsia per il pilota ultimo a salire, ma primo nella classifica, che stacca di ben 15 secondi e oltre. Eccolo qua. Gianni Puntorieri dimostrando di essere di un'altra categoria, anche a livello di guida, oltre che sulla carta. Un attimo in live per farvi vedere quelli che sono appunto i tempi. Vedete, prima posizione Gianni Puntorieri 4.12.910, Salvatore Scire secondo 4.31.6, un abisso, 12 e 18 secondi di differenza fra primo e secondo. Assolutamente sì. Giustamente sono vetture di calibro diverso, Ale. Sì. Detto questo, a questo punto, scusate, siamo pronti per le interviste, Daniel. Aspettiamo un attimo, sì, che arrivino i piloti protagonisti, e poi Daniel avrà modo di intervistare qualcuno per sentire come è andato l'appuntamento. Beh, guarda, io partirei subito al volo con la special guest di questa sera, Mirko Paletta, è già qua con noi. Noi lo salutiamo, gli diamo il benvenuto e gli auguriamo una buona sera. Ciao Mirko, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie a voi, l'onore è mio. Dunque Mirko, sei stato introdotto come la special guest di questa sera, e di conseguenza abbiamo tenuto un attimino un occhio di riguardo per te, perché a livello diciamo simulativo è la prima volta che approcci su quello che è un simulatore e anche su quella che è una cronoscalata. Tu che vieni dal reale, la prima domanda che solitamente si fa è: quanto è reale il simulatore, anche se queste sono delle mod, quindi non tanto vicine a quelle che è la realtà? Diciamo che ho già fatto qualche altra gara, proprio come ho iniziato da poco, da un paio di mesi. Ho già fatto altre gare nel campionato sempre dei team Chrono Factor Live con le TCR, però ovviamente sono macchine totalmente diverse. Con le minicar, oggi dicevo proprio questo, nel primo turno, che praticamente si avvicina molto al reale. La minicar proprio ti dà la sensazione che scivola ma cammina forte nello stesso momento, poi devi camminare forte a tutte le parti, e poi c'è il tratto che quando vai oltre ti giri o sbatti, quasi quando è reale.
No, quindi diciamo che è molto vicino. E per quanto riguarda Sì. le tue sensazioni, avevi ancora possibilità di migliorare o la tua guida che abbiamo visto essere molto in ordine con quello che erano l'andare ad aggredire le curve, la dolcezza sul punto di corda era tra virgolette al limite? No, diciamo che ho scaricato il tracciato questa notte, ho fatto qualche giro giusto oggi così, poi non sono riuscito ancora bene a capire dove si poteva migliorare tanto o poco, però la sensazione è quasi quanto è reale, quindi bisogna fare chilometri, stare sulla macchina e stare su questo percorso come tanti altri, perché bisogna capire dove si può fare meno strada possibile, camminare con marce un po' più forti per aumentare la velocità e sicuramente si abbattono i muri dei secondi. Eh sì, infatti abbiamo visto che dal secondo al terzo tentativo hai tirato giù 2 secondi e mezzo e non è poco, però comunque ti sei avvicinato sul passo dei veterani. Grazie mille Mirko per la tua disponibilità. Speriamo di vederti nel prossimo appuntamento, così magari vediamo se ci sarà un miglioramento o no. Grazie a voi, grazie a voi. Sì, ci sarò nel prossimo appuntamento. Perfetto, allora non vediamo l'ora. E passiamo, adesso vado un po' in ordine di comparsa all'interno del server per non fare un po', per non fare un po', per fare meno baccano a Gianni Puntoreri. Ciao Gianni, buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Dunque, una vettura urlante e una vettura che veramente ha sbraitato in questa salita di Belmonte, che ti porta così a staccare di ben 15 secondi nell'ultimo tentativo chi ti inseguiva, ma giustamente con una vettura come quella era difficile fare dei tempi che si avvicinassero al 4:12.900 che hai fatto segnare nell'ultimo tentativo. Questa sera hai spinto forte. Sì, diciamo che mi sono allenato tantissimo nell'ultima ora, quindi fino a stasera non avevo provato per niente, il tracciato lo conoscevo già, però dovevo trovare il giusto compromesso di setup, e l'ho trovato nell'ultima ora. E i miei avversari sono andati fortissimo anche loro, e quindi già sono 2 volte che mi battevano nelle altre tappe, e quindi stasera era scontatissimo che dovevo vincere obbligatoriamente io. Eh beh sì, ci vuole poi il momento giusto di ripresa del proprio potere nel momento in cui cade lo scettro del più forte. E questa volta Gianni sembra che ci sei riuscito, anche perché dalla chat già facevano gli spregiudichi per un tuo arrivo in prima posizione. Sì, Carmelo, Carmelo era. Dai, Ecco. ti dovevo dare un segnale, sennò i ragazzi poi si abitano e si prendono l'abitudine. Grazie, perfetto, perfetto. Ti ringrazio tanto, Gianni. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento tra un paio di settimane. Mi raccomando, mantieniti allenato perché poi dovrai mantenere adesso lo scettro del più forte. La prossima sarà un po' dura per tutti, saremo al bondone la prossima volta, quindi. Ecco, così fate un salto a casa mia che sono là vicino e ci prendiamo tutti quanti una birra al bar. Con piacere, con piacere. Detto questo, passiamo invece ad Andrea Cutrone. Andrea che questa sera ha praticamente condotto una gara di costanza, una gara senza grandissime sbavature, portando a casa tre tentativi, tutti, diciamo, nell'ordine della concretezza, c'è l'imbarazzo della scelta. Ciao a tutti, intanto grazie, troppo gentili. È stata una bella serata, diciamo dei tempi anche fotocopia, seconda e terza mangio, quindi è andata sopra le mie aspettative, nonostante un bel po' di scivolosità del tracciato e la difficoltà non era bassa, ecco. La difficoltà appunto non era bassa, abbiamo visto che nella prima parte c'era qualche appoggio in più, nel tratto centrale invece molti più tornanti e nel tratto finale addirittura un tratto fuori dalle strade principali, di conseguenza un tratto dedicato alla campagna dove l'asfalto sicuramente aveva un grip differente rispetto a quello segnato dalla segnaletica normale. Sì, sicuramente anche perché l'ultima parte è molto veloce, la parte centrale invece
la difficoltà nasce proprio dai tornanti, e specialmente le mini car con la trazione posteriore è dura a tenerle nella giusta posizione, diciamo, in uscita, ecco. Sì, sì, assolutamente sì, abbiamo visto che è molto molto complicato anche nel momento in cui la curva viene attaccata di prepotenza. E, ultima domanda, poi ti lascio andare. A livello di guida, tanti piloti hanno sfruttato chi il freno a mano, chi la frenata col freno motore in prima, chi lo sfrizionamento, tu di che gruppo eri? Ma io più che altro ero del gruppo per la trazione della macchina, perché sono macchine che vanno guidate in percorrenza più che in aggressività, perché se vai in aggressività la macchina non la tieni più, e poi la più facile che ti capiti è che ti giri, ecco. L'abbiamo visto con qualcuno che ha avuto un po' di difficoltà e che arriverà sotto le mie mani tra pochissimo. Grazie mille Andrea, ti auguro un buon proseguimento di serata. E passiamo a... Grazie a voi. Figurati, non è un problema. Passiamo a Davide Talluto. Ciao Davide, buonasera. Buonasera. Dunque Davide, una gara che ti ha visto anche te in tre tappe di sostanza, di concretezza, ma con un pelo di, diciamo, quasi fossi un po' palla da biliardo su campo verde, avevo detto durante una salita di qualcuno, un pelo scivoloso su qualche curvetta, un po' più aggressivo. Sì, questa sera sono stato un po' più aggressivo del normale, infatti i primi due risultati devo dire che non me l'aspettavo, sono arrivato primo della mia classe. E nella terza invece un po' malino, perché sapendo di avere i due tempi volevo fare un po' di più, poi ho un po' toccato e ho lasciato perdere, più un po' di divertimento, freno a mano e quindi niente. Ecco, infatti tu sei del gruppo freno a mano, sì, perché abbiamo visto tanti piloti utilizzare varie tecniche per far curvare la vettura. Sì, le ho provate un po' tutte, ma quella del freno a mano era la più efficace, la più divertente, quindi ho scelto quella. Sei andato sul facile, sei andato sul... che oddio, poi freno a mano e curvare tanto facile non è. Sì, magari può andare bene come può andare male, fortunatamente mi è andata bene, quindi ho fatto il tempo. Esatto, esattamente. E adesso in ottica campionato mi sembra che con questa manche tu possa proiettarti leggermente più in alto, visto che sia manche 1 che manche 2 eri primo del tuo gruppo, e quindi la media sarà una media abbastanza forte. Beh sì, ero fino all'ultima gara ero quarto di classe, quindi forse non so, magari qualche salire forse in terza posizione, non lo so il distacco quant'era, però sicuramente migliorerò. Va bene. Grazie mille Davide, ti lascio anche a te andare a rinfrescarti. Grazie a voi, buona serata. E passiamo appunto a chi volevo prendere sotto le mani per andare ad analizzare un po' meglio. Ivan Passananti, ciao Ivan, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera. Dunque, tu che ovviamente sei l'unico con Alfa Romeo, sei sempre un attimino più sotto osservazione rispetto agli altri, perché porti in pista una vettura che tecnicamente parlando è completamente diversa rispetto alle altre, un po' per il passo lungo, un po' per il retrotreno leggero, e infatti al primo tentativo abbiamo visto appunto il retrotreno andarti a tradire e farti perdere quello che era il controllo della macchina e farti finire a muro. Esatto, sì, quello che l'avevo provata due ore prima, però era successo. Probabilmente andavo troppo forte, infatti le altre due manche sono salite un po' più piano, leggermente abbassati, però è difficile è una macchina difficile da curvare nei tornanti stretti, proprio fa molta fatica. Sì. Tra l'altro io non utilizzo il freno a mano, vado di freno motore. Non voglio andare. Dovrei provare effettivamente questa tecnica col freno a mano, però io per adesso sono andato di freno a motore, ma è veramente difficile, sembra una barca quando deve curvare in questi tornanti veramente stretti, perché questa salita ha dei tornanti veramente veramente stretti.
Sì, abbiamo visto che c'erano i tornanti con addirittura dei richiami nella direzione opposta al tornante su alcuni tornanti, appunto. Sì, esatto. E forse non la tappa più felice per te, però allo stesso tempo la tappa, tra virgolette, all'inizio e alla fine, dividendo la pista in tre settori, che più sorrideva all'Alfa Romeo tra quelle che abbiamo visto correrti, perché appunto era una tappa piuttosto veloce con curve d'appoggio, quindi alcune curve, anzi la maggior parte delle curve riusciva a farle. Sì, quello sicuramente. Infatti, ripeto, era soltanto sui tornanti stretti, esatto, che avevo difficoltà. Poi nei tratti medio-veloci la macchina andava abbastanza bene. Ora, mi preoccupa fra due settimane il bondone, però vedremo, anche perché è una salita lunga e quindi... Sarà interessante. Sì. Ti ringrazio Ivan, ti lascio. Grazie a voi, ragazzi. Ti lascio andare a riposarti anche a te. E passiamo al buon Michele Petrolo. Scusami, ciao Michele, buonasera. Buonasera, ragazzi. Anche da parte tua, avevo visto inizialmente. Avevo un po' valutato inizialmente la tua prestazione come se fosse una prestazione un po' conservativa, salvo poi dimostrarsi una prestazione che proprio in tutta la sua totalità, in tutte le sue tre salite, ti ha portato ad essere costante, ti ha portato ad avere un buon risultato. Diciamo, perché abbastanza soddisfacente, diciamo così. Diciamo, doveva essere la gara più bella per me, visto che è la gara di casa, però si è trasformata in quella più brutta praticamente, perché la prima manche sono partito, diciamo, senza problemi, per, diciamo, partire e arrivare, per avere, diciamo, un tempo di riferimento. Nella seconda manche invece ho avuto totalmente problemi con il volante, quindi non so perché, quindi non riuscivo completamente né a sterzare, perché mi girava tutto per i fatti suoi, quindi l'ho totalmente bruciata quella tappa. E la terza manche pure ho avuto problemi di lag in una maniera assurda, e quindi l'abbiamo visto, sì, esatto, nell'unica staccata più difficile da affrontare mi è uscito CPU 99, quindi ho buttato tutto. Abbiamo visto che appunto si è arrivato in appoggio destra, poi a richiamare a sinistra, nella frenata la vettura si è scomposta e si è andato a perderne il controllo. Sì, abbiamo, appunto, per questo poi ho ridotto la mia valutazione in abbastanza soddisfacente, perché nonostante i problemi comunque sia sei riuscito a portare a casa la macchina al traguardo, quindi ogni tanto anche è quello l'importante, oh? Sì, quello sì. Penso di aver fatto un terzo di classe, se ho fatto bene i calcoli, ecco. Però rispetto ai tempi che avevo fatto nelle prove, giustamente potevo e dovevo fare di meglio, ecco. Si poteva fare, però, di meglio. Beh, però questi sono i presupposti per fare meglio nella prossima gara. Sì, esatto, quello sicuramente. Quindi intanto faccio i complimenti ai miei avversari che si sono meritati questa vittoria. E l'importante, come dico sempre, è divertirsi, e siamo qua anche per questo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ti ringrazio Michele, ti lascio andare a riposare anche a te e ti auguro una buona serata. Buona serata anche a voi. Grazie mille. E passiamo all'ultimo, Rocco Manariti. Ciao Rocco, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Dunque Rocco, io, siccome ho un po' sparso le mie domande, dubbi in giro per i piloti, ti lascio raccontare quella che secondo te è stata la tua idea di gara questa sera, la tua valutazione. Beh, la gara è sempre una bella gara, come tutte le altre. Io questa sera, devo dire la verità, non pensavo di riuscire a fare questo tempo. Era proprio cioè non esisteva, perché purtroppo è da tre giorni che non mi alleno, quindi... stasera ho provato a salire un po', ma non ci riuscivo per niente. Sono proprio sorpreso del fatto che sono riuscito a salire tutte e tre volte, quindi non saprei proprio dirti, guarda. obiettivi, beh, comunque sia, come dicevamo prima, alle volte l'importante è portarla al traguardo. Questa volta sei pur riuscito a portarla al traguardo, e anche con dei buoni cronometrici. Sì, infatti ho visto, fatto dei tempi, non dico eccellenti, però discreti, va, niente di che.
Nulla di che, però sempre qualcosa di buono. Un'ultima domanda, poi ti lascio andare. Tu di quale compagine eri? Freno a mano sfrizionata o no, accelerazione? Freno motore e via, basta. Quindi eri quello che ce la faceva sudare fino a quando non ingranavi la prima in curva. Sì. Va perfetto. Bene, va bene ragazzi, è stato grande stasera, davvero. È stato veramente molto una bello, sì, l'abbiamo vissuta con una totale rilassatezza che praticamente ci è scivolata tra le dita, come se fosse un momento romantico con la propria ragazza. Sì. È stato bello, diciamo, è stato veramente molto bello. Ok, faccio... un in bocca al lupo a tutti per la prossima, al Bondone, che sarà davvero dura. La spregiudicate come se fosse la the green hell of the cronoscalate, esatto. Quindi sì, vabbè, sì, una delle gare più toste, va? Siamo molto curiosi di andarla a vivere. E allora intanto Rocco, grazie mille, ti auguro una buona serata. Grazie a voi e a tutti, ciao, una buona serata a tutti. Ciao. Ale, andiamo a ricordare appunto per primi quelli che saranno gli appuntamenti del campionato CVM, che lo rivedremo tra un paio di settimane sui nostri teleschermi. Da due settimane, il 28. Esatto, esattamente, il 28 di giugno. Esatto. E poi i nostri appuntamenti, Ale. Tre appuntamenti che ci vedranno in pista già da domani sera con Driving Italia, il GT Series Season 3, dall'autodromo di Misano. E assetto corsa competizione, GT Series Season 3, Misano. Esatto, poi ci sarà il mio impegno, il mio appuntamento con il penultimo appuntamento del campionato VTPC che andrò a correre e poi proseguiremo con gli appuntamenti della prossima settimana che vi invito a trovare qua sotto nel nostro calendario dove potete guardarli tutti quanti per non perdervi nulla. E per non perdervi nulla ovviamente vi chiediamo anche di mettere il follow alle nostre pagine Instagram, Facebook, canale YouTube. Ricordatevi anche che potete abbonarvi al canale YouTube per poter entrare in cabina di regia, in sala studio con noi a commentare una gara, e anche abbonarvi su Twitch tramite il vostro account Amazon Prime. Addirittura è gratis, esatto. Vi togliete le pubblicità e potete rivedere le live appena terminate. E niente, poi ovviamente i like, i condividi, insomma tutto quello che può aiutare a crescere, Ale, non deve mancare nulla. Sottoscrivo. Esatto. Detto questo, ti ringrazio per essere stato qua con me, Ale, ti auguro una buona notte. Grazie a te Daniel, grazie a tutti, ci vediamo domani. E ovviamente un ringraziamento alla chat e a tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso. Ricordatevi, aspetta Ale, ricordiamoci sempre che dal vostro Daniel Montinari è tutto. Ricordatevi sempre, stay tuned.